Con una potenza esagerata, sfreccia sull'asfalto. Ma questa supercar gialla non è una Porsche, è una RUF. La nostra auto ha le prestazioni di una hypercar. La CTR Anniversary, l'ultima ammiraglia di RUF, è costruita interamente a mano. Non ci sono robot o catene di montaggio nella casa automobilistica più esclusiva della Germania. Non molti saprebbero farlo. Qui alcuni tra i migliori esperti del settore costruiscono uno dei veicoli prodotti in serie più potenti al mondo. Tutto è spinto al limite. E anche oltre. Il motore deve reggere la potenza, altrimenti non va bene. Sarebbe proprio un problema. Già. RUF. 80 anni di produzione di auto sportive al limite. ...1987, Nordschleife di Nürburgring, il famigerato inferno verde, nonché il luogo di nascita di una leggenda delle auto sportive, la RUF CTR, che per la sua livrea gialla è stata soprannominata Yellowbird dalla stampa automobilistica americana dell'epoca. In occasione dell'evento promozionale ampiamente filmato, la supercar da 469 cavalli e 1.222 kg di peso conquista la corona come veicolo in produzione più veloce del mondo. Il pilota Stefan Roser accelera a una velocità massima di 342 km orari e senza indossare una tuta da corsa, ma solo con semplici jeans, polo e mocassini. Il video di questo giro da record è stato visualizzato migliaia di volte in tutto il mondo, diventando nel tempo leggendario. Oggi, dopo più di 30 anni, quest'auto sportiva non ha perso il suo fascino. Nella sua anima romba un motore Porsche raffreddato ad aria a 6 cilindri contrapposti da 3,6 litri, con due turbocompressori. Nel 2017, RUF ha celebrato l'anniversario della Yellowbird con una versione completamente rinnovata della leggendaria CTR. Con un prezzo da listino di 850.000 euro, la CTR Anniversary non è proprio economica. Ed ecco dove viene costruita. Pfaffenhausen, nel sud della Germania. La società, con sede in Algovia, ha una lunga tradizione di veicoli costruiti a mano che risale al 1974. Sono necessarie più di 1800 ore per dare vita a ogni esemplare unico. Le doti artigianali superlative e l'attenzione ai dettagli sono grande motivo di orgoglio. Gli esperti costruiscono in media 30 auto l'anno e di conseguenza la lista d'attesa è lunga. Oggi in azienda lavora anche la terza generazione della famiglia RUF, il figlio Marcel e la figlia Aloisa. Il capo dell'azienda, Alois RUF, dà particolare importanza al fatto che le sue auto offrano un'esperienza di guida autentica. È un veicolo analogico in tutto, quindi non ci sono particolari ausili per la guida. Nella nuova versione c'è solo l'ABS, che all'epoca ovviamente non esisteva. I dati mostrano senza dubbi cos'è in grado di fare la CTR Anniversary. Come ad esempio una derapata. Il motore biturbo a cilindri contrapposti da 3,6 litri raffreddato ad acqua produce 710 cavalli, che catapultano la supercar di soli 1250 kg da 0 a 100 km orari in appena 3,5 secondi. E la lancetta del tachimetro continua a salire finché non supera i 360 km orari. Per il prezzo base di 850.000 euro, gli acquirenti ottengono un'auto da corsa spoglia e priva di accessori. Niente radio, né sistema di navigazione, né sedili riscaldati. Tutto a favore della leggerezza e delle prestazioni di guida.